È iniziata la Fiera di Padova, la 20ª edizione di Expo Scuola. La provincia ha presentato la nuova edizione di Liberi di Scegliere. Questa è un'occasione importante, qui c'è la sintesi di un mondo che cambia anche costantemente e che vede tanti ragazzi nella necessità di mettersi a confronto, di avere informazioni, di avere notizie, di capire qual è la strada anche migliore per gettare le basi anche per il loro futuro. Noi siamo presenti come provincia, come amministrazione provinciale, con delle pubblicazioni che fanno sintesi appunto di quello che il nostro territorio provinciale è in grado di offrire in termini di formazione, di istruzione, con tutte le scuole che abbiamo, dei professionali, ai tecnici, ai licei, e accompagniamo appunto questi ragazzi anche con una serie di incontri con degli psicologi che appunto aiutano questi ragazzi nelle valutazioni che devono fare, che stanno alla base poi della scelta che sono chiamati a compiere, fra l'altro nell'arco di un paio di mesi, perché le iscrizioni si avvicinano. Il libretto dove si può trovare? Il libretto noi lo consegniamo a tutte le insegnanti e quindi a tutte quante le scuole in copie sufficienti per tutti quanti i ragazzi delle terze medie. Eventualmente, se qualcuno non ha la possibilità di recuperarlo, può rivolgersi all'ufficio istruzione della provincia e siamo in grado di farlo recapitare, fra l'altro anche a destinazione. Ci sono anche tante pressioni dall'esterno, magari anche i genitori, così, e il compito proprio di un ragazzo è proprio quello invece di fare un viaggio dentro di sé e capire, chiaramente con l'aiuto dei genitori, capire quelli che sono veramente le sue attitudini, quelli che sono i suoi interessi, e pensando anche al futuro lavorativo. Quale potrebbe essere un consiglio che si sente di dare a questi ragazzi oggi? Beh, il consiglio è sicuramente quello di non avere paura, no? Di osare e anche non avere paura dell'impegno, perché comunque l'impegno a scuola poi è una cosa che fortifica.